Marte, l'ultima frontiera della ricerca scientifica, esobiologia, esoarcheologia, esoscienze. Basta trovare la virgola che ci consigli la presenza di vita microbica su Marte e possiamo dare il via ad una nuova era della ricerca spaziale. E proprio sulla base di questo obiettivo, gli scienziati di tutto il mondo negli ultimi anni si sono impegnati a costruire sofisticatissimi congegni da inviare sul pianeta rosso. L'ultimo di essi è il rover Perseverance, di cui abbiamo già parlato in modo approfondito, che con l'aiuto di Ingenuity, il primo drone volante spedito sul pianeta rosso, è letteralmente alla ricerca di vita su Marte. Il rover Perseverance è atterrato un anno fa nel cratere Jezero, un luogo molto interessante perché un tempo era un cratere che conteneva sicuramente dell'acqua allo stato liquido e quindi gli scienziati hanno pensato bene di inviare il rover Perseverance in questo punto del pianeta per cercare tracce di vita antica, scavando sotto lo strato roccioso del cratere. Ci sono molti crateri sulla superficie di Marte che potrebbero aver ospitato antichi laghi, ma mai il cratere che pensassimo avesse un lago in realtà conservava anche le prove che in realtà quel lago fosse effettivamente lì. Invece il cratere Jezero presentava un canale di afflusso e un canale di deflusso, ciò significa che era pieno d'acqua. Per quanto riguarda questo cratere, abbiamo uno dei delta depositati meglio conservati del Sistema Solare. Questo è un posto magnifico in cui vivere per eventuali microorganismi ed è anche un posto meraviglioso per preservare le condizioni della vita. E sulla base di questo, gli scienziati hanno reputato il cratere Jezero come il miglior candidato per la ricerca di Perseverance. La missione principale del rover è quella di indagare l'astrobiologia su Marte, in particolare affrontare la questione se la vita esista, ossia mai esistita su Marte. Il design di Perseverance è molto simile a quello del suo predecessore, Curiosity. È stata aggiunta però tutta una nuova suite di strumenti all'avanguardia che aiuterà gli scienziati nella ricerca di biofirme. Porta inoltre con sé un grande esperimento di tecnologia spaziale, un elicottero il cui nome è Ingenuity, che permetterà tutta una nuova serie di indagini aeree in merito ai luoghi che dovrà esplorare il rover che ogni volta che avanza costruisce letteralmente nei suoi computer la mappa stradale di Marte. Per anni gli scienziati di tutto il mondo, entusiasti delle ricerche fisiche dei rover sul pianeta rosso, hanno avvisato la comunità scientifica che, però, la svolta vera e propria si avrà solo ed esclusivamente quando saremo in grado di portare quei campioni marziani appositamente selezionati qui sulla Terra. Le missioni su Marte hanno fatto molte scoperte entusiasmanti che hanno trasformato la nostra comprensione del pianeta, ma il passo successivo è portare campioni qui sulla Terra per analisi dettagliate, che possano rivelarci i segreti nascosti del mondo alieno più interessante del nostro sistema solare. Orbiter, lander e rover inviati su Marte trasportano attrezzature e strumenti compatti che limitano la scienza che può essere raggiunta in una determinata missione. Lo studio di campioni marziani sulla Terra consentirà invece agli scienziati di condividere risorse e inviare campioni ai migliori laboratori del mondo per le analisi, laboratori così complicati e pesanti che sarebbe impossibile portare su Marte. È per questo che una missione congiunta che vede partecipi le più potenti agenzie aerospaziali del mondo, sia governative che private, hanno messo in piedi un programma chiamato Mars Simple Return. I campioni recuperati da Perseverance verranno caricati in un unico grande contenitore sul Mars Ascent Vehicle.
Questo veicolo effettuerà il primo decollo da Marte e trasporterà il container nell'orbita marziana. Poi che cosa succederà dal momento in cui i campioni sono arrivati nell'orbita marziana? Ebbene, a quel punto l'Earth Return Orbiter dell'ESA sarà la prima missione programmata per catturare il container delle dimensioni di una palla da basket in orbita intorno a Marte e riportarlo sulla Terra. I campioni saranno sigillati in un sistema di biocontenimento appositamente creato e riportato sulla Terra per ulteriori studi. Ora, quello che è successo in questi giorni può accelerare drasticamente la ricerca di vita microbica sul pianeta? Credetemi che quello che è successo ha dell'incredibile. Leggiamo intanto che cosa scrive l'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Il team della missione NASA Perseverance ha registrato la presenza di molecole organiche tra i campioni prelevati dal rover durante la sua seconda campagna scientifica su Marte. I nuovi campioni, quattro carotaggi di roccia raccolti a partire dal 7 luglio scorso, portano a 12 il totale di esemplari scientificamente interessanti individuati ad oggi dal rover, che faranno parte della collezione da riportare sulla Terra con la futura missione NASA ESA Mars Simple Return. Il 20 luglio il rover ha abraso parte della superficie di una roccia larga circa un metro chiamata Wildcat Ridge, che si è probabilmente formata miliardi di anni fa quando fango e sabbia fine si sono depositati in un lago di acqua salata in evaporazione. Dopo l'abrasione, l'area è stata analizzata con Sherlock, uno degli strumenti in dotazione al rover, indicando la presenza di una classe di molecole organiche che sono spazialmente correlate con la presenza di minerali solfati. I minerali solfati trovati negli strati di roccia sedimentaria possono fornire informazioni significative sugli ambienti acquosi in cui si sono formati. Non è la prima scoperta di simili compositi chimici sul pianeta rosso. Già nel 2013 il rover Curiosity della NASA aveva riscontrato la presenza di materiale organico in alcuni campioni di polvere di roccia e lo stesso Perseverance ha già rilevato sostanze organiche nel cratere Jezero. Le nuove misure, però, hanno suscitato l'interesse degli scienziati in quanto provengono da un'area dove, in un lontano passato, si erano depositati sedimenti e sali all'interno di un lago in condizioni nelle quali sarebbe potuta esistere la vita. Inoltre, l'analisi di Wildcat Ridge da parte di Sherlock riporta le rivelazioni più abbondanti di composti organici rilevate finora nella missione. In poche parole, signori, abbiamo rilevato composti organici su Marte che ci indicano la direzione. Le molecole organiche sono quelle molecole contenenti carbonio che si trovano in tutti gli esseri viventi. Per farvela molto semplice, una singola cellula batterica contiene circa 5.000 tipi differenti di molecole e un loro ritrovamento significa quasi certamente la presenza di vita antica, molto antica, sul pianeta Marte. Le molecole organiche compongono le proteine, i lipidi e così via. Scoprire molecole organiche su Marte in grandissime quantità, proprio dove abbiamo la certezza che una volta c'era un grande lago, significa aver scoperto l'indizio principale che ci indica finalmente prove alla mano che su Marte una volta c'era la vita. Fino a questo momento abbiamo solo speculato. Questo pone un grandissimo cambio di paradigma all'interno delle future esplorazioni spaziali. Dal momento in cui abbiamo certezze del genere, sarà molto più facile stanziare miliardi per la costruzione di veri e propri escavatori spaziali da inviare sul pianeta che, chissà, magari, un giorno, troveranno dei veri e propri fossili. Attenzione, su Marte non hanno trovato molecole biologiche, ma i precursori di tali molecole. Intanto hanno trovato il carbonio, indizio principale dell'eventuale presenza di molecole biologiche. Hanno trovato anche idrogeno e ossigeno, azoto, fosforo e zolfo. Si tratta dei precursori di possibili mattoncini di molecole biologiche e tutto questo ha letteralmente fatto scoppiare una bolla di informazione scientifica che ha fatto il giro del mondo e che ha portato gli scienziati di tutto il pianeta a fantasticare in merito a ciò che si nasconde sotto la superficie marziana. Io, per quanto mi riguarda, l'ho sempre detto, sono letteralmente convinto da sempre che sotto la superficie di determinati laghi o antichi oceani marziani ci siano veri e propri fossili. Non abbiamo ancora la tecnologia lì sul pianeta per scavare così a fondo, ma ne sono certo, ne sono veramente certo. Chissà se fra 200-300 anni la scienza mi darà ragione.
Per oggi, signori, è davvero tutto. Spero che questo breve, brevissimo flash aggiornamento sia stato di vostro gradimento. Se hai apprezzato, aiuta il mio lavoro con un like. Se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!